Si parla spesso di cambiamenti climatici. Luca Mercalli, meteorologo, racconta cosa stia succedendo all'ambiente che, come spiega, è la priorità del nostro futuro. Il problema ambientale continua a essere fortemente sottovalutato, mentre sta diventando sempre più urgente affrontarlo. E purtroppo manca questa consapevolezza, per cui tutte le forme di divulgazione sono chiamate a intervenire per diffondere problemi e soluzioni. I problemi dobbiamo conoscerli, altrimenti se non si conoscono, se non si denunciano, non ci rendiamo conto nemmeno che esistano. Peraltro sono problemi globali, qualcuno lo vediamo anche a casa nostra, molti altri sono in altri luoghi del mondo, ma alla fine poi interessano tutti. E le soluzioni che ci sono, purtroppo, sono applicate con troppa lentezza. Quindi è un mantenere più che una novità, un mantenere una posizione che speriamo porti sempre più persone a rendersi conto che l'ambiente è la priorità del nostro futuro. Cosa sta succedendo all'ambiente? Abbiamo ormai in tutto il mondo un aumento di oltre un grado Celsius dall'ultimo secolo, quindi la temperatura terrestre si è riscaldata come se avesse la febbre. Purtroppo non ci siamo fermati qui. In relazione alle nostre emissioni inquinanti abbiamo davanti a noi due scelte. Se riusciamo ad applicare rapidamente l'accordo di Parigi sul clima, che ci chiede a tutti di ridurre l'inquinamento fin dalle nostre azioni personali, si può sperare di rimanere entro l'aumento di 2 gradi a fine secolo. Ma se ci sfugge di mano la situazione non facendo nulla, ed è purtroppo quello nella situazione nella quale siamo ora, rischiamo di avere 5 gradi in più a fine secolo, che sarebbe catastrofico in parte per noi e soprattutto per i figli e i nipoti. Purtroppo quello che stiamo vedendo è una tendenza, non è qualche cosa di un anno in particolare. Anche in Italia la temperatura sta aumentando, vediamo che abbiamo sempre estati più calde della norma, ondate di caldo africano, la siccità del 2017, i ghiacciai che si ritirano, le zanzare tigre che si diffondono. Questi sono i segnali del riscaldamento anche a casa nostra. Estate del 2018, previsioni, cosa sarà? Non si possono fare previsioni a lunghissimo termine, cioè all'interno della tendenza al riscaldamento ogni singola stagione sul territorio può avere dei comportamenti diversi. Sappiamo che le buone previsioni hanno circa una settimana di validità, più oltre non è possibile oggi sapere come sarà l'estate. Purtroppo i dati ci dicono che anche se con piccole variazioni locali, a livello globale tutto il mondo si sta scaldando.